Alle 18:30 la mia segretaria mi chiamò al citofono interno per dirmi che c'era l'avvocato Angela Mazzola che chiedeva di me. Le dissi di farla accomodare. Ci salutammo con una stretta di mano e un bacio sulla guancia. Entrammo nella mia stanza e ci sedemmo nelle due poltroncine, uno di fronte all'altra. Le chiesi come stava e cosa avesse fatto quel giorno. Iniziò a parlarmi del suo lavoro, poi mi raccontò di sé, delle sue passioni, dell'amore che nutriva per lo sport e per la giurisprudenza. L'ascoltai ipnotizzato, senza proferire parola. Poi improvvisamente si fermò. Stava riflettendo su qualcosa. Alzò lo sguardo verso il soffitto. Fu a quel punto che mi avvicinai e la baciai. Ricambiò il mio bacio. Fu un bacio delicato, intenso, morbido. Fu un bacio meraviglioso. Il cuore mi stava esplodendo in petto. Mi fermai per recuperare il respiro, le presi la mano, l'appoggiai sul mio petto e le dissi: "Ascolta, come batte forte il mio cuore. È letteralmente impazzito, non mi era mai capitata una cosa così. Batte così forte per te." Mi sorrise, con gli occhi lucidi di sorpresa, forse di compiacimento, non lo so. Ma era un sorriso spontaneo, gioioso, di una gioia che immaginai nata dai miei battiti che colpivo nel palmo della sua mano. Poi il suo sguardo divenne serio, mi fissò dritto negli occhi e io ripresi a baciarla. Da quel momento in poi ci sentimmo tutti i giorni, continuamente. Quando usciva di casa per andare al lavoro, prima di entrare in tribunale, quando usciva dal tribunale, prima di rientrare a casa per il pranzo, prima di andare in studio il pomeriggio, quando usciva dallo studio, prima di ritirarsi a casa la sera. Insomma, ci sentivamo in tutti i momenti che potevamo e ogni volta per me era una gioia infinita. Ogni volta che sentivo la sua voce, il mio cuore impazziva. Dopo qualche giorno mi disse che il suo compagno sarebbe andato per lavoro a Catania e sarebbe rientrato domenica mattina. Decidemmo di vederci per cena. Io inventai una scusa a Luisa, la mia compagna di allora. Alle 20:30 Angela arrivò con la sua piccola Peugeot e ci avviammo per cenare da Papoff, dove andavo spesso per pranzi o cene di lavoro e dove conoscevo Giuseppe, il proprietario. Fu una cena divertente, fatta di sguardi e di sorrisi, più che delle buone pietanze. Dopo andammo a casa mia. Il mio appartamento si trovava dalle parti di Viale Strasburgo. Era piccolo, ma molto comodo, ben arredato e con tutti i comfort. Entrammo. Non accesi neanche la luce e la baciai. Tremavo come un bambino. La luce che filtrava dalle persiane illuminava la stanza quel tanto che bastava. Continuammo a baciarci, a toccarci dappertutto. I nostri corpi si ritrovavano spogli di vestiti e tremuli di aspettative, avvinghiati l'uno all'altro, fermenti di pulsioni primitive. Il suo corpo era tremante, desideroso, il mio non rispose. Fallì. Fallì. Non mi era mai accaduta una cosa così. Balbettai qualcosa, ma Angelo appoggiò il polpastrello dell'indice sulle mie labbra e le tenne chiuse. Poi mi sorrise e si abbracciò a me ancora più forte. Non parlammo, solo sorrisi e morbidi baci sulle labbra. Rimanemmo così per non so quanti minuti. Il mio corpo poco a poco si rilassò. I battiti del mio cuore rallentarono, così come le frequenze e le pulsazioni. Fu a quel punto che Angela aprì il palmo della sua mano e lo appoggiò sul mio petto. Lo senti? Non batte più forte come prima, adesso si è calmato. Mi sorrise. Sì, lo sento, è vero. Sto benissimo. E mi sorrise. Ci baciammo ancora con passione, ancora una volta il suo sapore fu prelibato. Come fu bello nutrirmi di quel nettare, stordendo tutti i miei sensi. Fu a quel punto che Angela scavalcò la sua gamba sinistra sopra il mio bacino. La guardai negli occhi, dal basso verso l'alto, dove la ritrovai ritta, con i suoi seni generosi, belli, grandi, che mi dominavano. Con decisione e delicatezza unì il mio corpo al suo corpo.
Poi calò il suo viso sul mio viso. Mi baciò voracemente. Con la mia mano destra le presi la nuca, comprimendo le sue labbra ancora più forte sulle mie labbra. Con la mano sinistra la strinsi per la schiena per tenerla avvinghiata a me, mentre i nostri respiri divennero affannosi e gutturali. Fu fantastico. Davvero fantastico. Rimanemmo abbracciati per tutta la notte fino all'alba. La nostra storia andò avanti magnificamente per poco più di 3 mesi. Ci vedevamo tutti i giorni. Trovavamo sempre il modo di andare a casa mia anche solo per un'ora. Un giorno le dissi che avrei lasciato Luisa, con la quale da quasi un anno ormai non andava più bene niente. Ormai facevamo l'amore raramente. Quella stessa sera parlai con la mia compagna. Le dissi che sarei tornato a casa mia. Non potevamo più continuare a stare insieme. Lo sapeva lei, lo sapevo io. Cominciò a piangere senza freni, a singhiozzare. Mi minacciò che se l'avessi lasciata si sarebbe suicidata, buttandosi dal balcone. Sapevo bene dentro di me che era solo una minaccia e che non l'avrebbe mai fatto, ma ti confesso che ebbi un po' di paura. Non avrei potuto raccontare ad Angela quell'episodio. Non lo so perché. Forse perché pensai che non mi avrebbe creduto, o forse non volevo che pensasse che io avessi paura di abbandonare Luisa, o per mantenere riservato un fatto privato, intimo, della mia compagna, che non sentivo più come la mia compagna. Non lo so. So solo che non lo feci. Con Angela decisi di prendere tempo. Le dissi di avere qualche altra settimana di pazienza, che non avrei potuto lasciare subito Luisa perché dovevo sistemare con lei delle cose. Mi ascoltò in silenzio. Non disse nulla. Mi guardò per tutto il tempo dritto negli occhi. Poi mi salutò con un bacio, sfiorandomi le labbra, e se ne andò. Se ne andò via per sempre.